Sì, è una questione sì, di proposte, di opportunità, di possibilità, di personaggi, no? Poi io credo che per noi donne comunque arriva sempre un momento particolare, questo credo che lo può confermare qualsiasi attrice, perché noi abbiamo un'evoluzione, no? Anche con l'età. E spesso poi entriamo in una fase, periodo in cui i registi o insomma non sanno bene se puoi fare ancora una ragazza, cioè noi proprio abbiamo tre fasi, la ragazza, la mamma e la nonna. Sì, purtroppo è così, non ti nascondo che ultimamente mi hanno mandato una sceneggiatura dove avrei dovuto recitare una nonna, ho detto ragazzi ma state scherzando, ma io vorrei ancora godermi. Cioè, È un po' presto, no? dai, non mi fate precipitare così. Poi mi sembra, vabbè, dovrebbero, no, a parte tutto, Barbara, nel senso che o sei una nonna che ha fatto una figlia, non so, Ma a si può 15 anche, anni. mia sorella è una nonna e ha 52 anni. Punto. Si può anche, sì, esatto, però insomma, quindi credo che questo è un po' legato anche proprio ai nostri orologio anche biologico, e spesso poi non sanno insomma in quale categoria, no? Perché si tende sempre a darti, etichettarti, metterti in una casella, forse troppo giovane, forse troppo grande, insomma. E quindi probabilmente io ero in una fase in cui non sapevo, non lo so, oppure non c'erano, non mi piacevano così tanto, semplicemente non c'erano. Come degli artisti, non c'è l'ispirazione, non mi sembrava che probabilmente io non ispiravo nessuno, non lo so. Sei un po' delusa, no? Dici, ma veramente non mi pensa più nessuno, non ispiro più nessuno per qualche ruolo, non lo so. E quindi cominci a pensare che sì, è un po' un attimo un buio, che poi Nanni è stata una luce in questo. Che mi ha dato anche una scossa, poi probabilmente anche una cosa caratteriale, io sono una che facilmente poi si lascia, non sono una che non so come dire, non mi sono mai proposta io ai registi, io non ho mai fatto praticamente nulla per arrivare da qualche parte, ma anche per arrivare in Italia, io non sarei mai arrivata da sola qui, non mi verrebbe mai in mente. Cioè, mi è passato davanti un treno. Sì, io ci sono salita su questo treno, però se non fosse passato io non sarei mai andata a cercare, non so come dire, a cercarlo. E quindi sono sempre stata forse anche in questo un po' passiva. E probabilmente a volte questa passività, insomma, forse anche colpa mia che. Tanto uno si dovrebbe un po' rimettere in gioco, cercare un po' di rimettersi in gioco. E io facilmente invece non so se mi sono spiegata. No, perfettamente. Ma guardi, più che sbagliare qualcosa, in realtà bisogna essere anche molto pragmatici e molto obiettivi, perché spesso noi non c'entriamo nulla con quel personaggio e secondo me aveva ragione, cioè ci sono anche delle cose che i registi hanno in mente, delle cose precise. E all'epoca questi provini con Nanni che feci, sicuramente io avevo anche molto l'accento ancora, non padroneggiavo la lingua così bene. Comunque, certo che uno si rimette in discussione, ci rimane male, è normale, ci si rimane sempre male. Però poi bisogna sempre capire le motivazioni vere. Tante volte mi è anche successo che ne so, che non sono presa perché magari c'erano delle relazioni familiari nel film e magari non corrispondevamo con dei colori, cioè a volte oppure sono storie molto del sud dove ovviamente io non posso essere collocata facilmente. Quindi, cerchiamo sempre un po' di darci anche delle risposte, non soltanto oddio dove ho sbagliato, non di flagellarci e di farsi sempre. Quindi a volte effettivamente ci sono anche delle cose che non dipendono solo dalla bravura di un attore o da.
che poi aiutano a superare quel momento dei no, quei no, e aiutano ad andarci avanti più che altro. Quindi ci raccontiamo un po' di cose.